Maria! 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 Ehi, ma sei bellissima! Hai visto? Che bella donna! Quando si dice che il viola quando è... fanno così... Maria, sarà una bella serata, ma sei pessimista di natura. Via! Mai! Ecco, guarda, sei bravo. Guarda. Ragazzi... Cosa succede, Maria? Cosa c'è, Maria? Maria? No, no, queste... Queste? No, no, queste... Queste? Con queste uno c'è morto. Le ha dato lo stuzzicadenti di traverso? Ragazzi, una mela al giorno fa bene. Ma tu prova a ne mangiare due. E tu fai, tieniti sempre questo qua. Ah, poi c'è... vedi. Ah sì, per questa ragione, per le onde. Le onde per ragazzi, le onde, per le onde. Oh, avete chiuso il gas? Sì Maria. Chiuso no, il gas. Perché un attimo che poi si salta in aria. Ma se oggi sei positiva, sei positiva è bella oggi, veramente. Sì, hai questa positiva. Bella energia, brava. Comunque c'è una brutta cera. Io? No, ma stai bene? No, non sta bene. Tutti siete perfetti qui nel paradiso terrestre. Cosa deve avere, scusami? Che non sei da fare al forno, scusate. No, volevo strisciare. Dopo mi sono detto, ma perché devo andare per terra? C'è già questo. Ah, Dio mio, raga. No. Uè, ottimista. No, per... Non c'avevo... voglia di salvia. Tieni, sì, guarda che basta. Tieni. Io per coprirmi. Maria, te per coprirti. Per coprirmi. Ci vuole la foresta della... Allora la smetti, la foresta dell'Amazzonia ci vuole. Mangiala. Cosa vuoi? Mangiala. Vabbè che sono brutta, però cacchio. Sono fruttivendolo del paradiso. L'unica cosa è che se adattiamo il paradiso terrestre qui con Maria, gliene dava un chilo di mele. Ma dai, ma sempre ragazzi. Adamo, sei un pezzo di merda. C'è da sempre, oh, l'uomo. Vieni da... qua, vieni qui. L'uomo da sempre ti così. Voglio bene, io non ti è voglio che bene. Che schifo che fa, sembra che lo vero. Che è diventato. No, ma fa sempre... Franz, da quando hai fatto quel sogno hot, non riesci più a guardare Maria con gli stessi occhi. L'ho messo in frigo. Quando fa così, cacchio, mi spaventa. A me lo dici. Che mi guarda così. Che c'è, Franz? Tutto bene? Sì, tutto bene? Sì. No, dico... Maria, ma sai che? Finalmente ti vedo sotto una luce diversa. Non lo so, Maria. Sarà la primavera, non lo so. Può essere, Maria, oh. Ma dove sei stata fino adesso, Maria? Vabbè, oh. Era fuori, abbiamo... Quando l'amore nasce. Mi ricordo che eravamo a Venezia sulla gondola. Maria, ma come sono pettinati tutti? Maria, datti da fare, sei Maurino, il coiffeur delle dive. No, rimani. Ah, ok, va bene. Ragazzi, non ci siamo. Che schifo. Siediti. Grazie, grazie mille. Allora, quest'anno va il riporto, ok? Sì, ma senza sputo magari. Cioè. Mi dai lo spruzzino? No, ce l'hai in bocca lo spruzzino fino adesso, ce l'hai avuto. Io sono pronto a tirar su i capelli, tanto non c'è un cazzo da tirar su qua. Mi prepari il colore? Strega comanda color? Biondo. Viola? Biondo. Deve essere biondo, dai, allora a sto punto facciamo. Allora cosa? Non mi piaci. Lo so. Sei antico. Sono antico? Eh sì. Allora, e quindi? Mamma mia, che taglio. Scusa, ti siedi? Cosa che state facendo? Ma io no, qua. Fagli il colore. No, tocca a te, siediti qua, vai. No, io lavoro qua. No, non lavori più che qua. Guarda, sei stato licenziato e adesso vieni qua come cliente. Siediti! No, ormai c'è il catarro in testa. Sputa in testa anche a lei. No, a lui. Sputa in testa anche a lui. Dai, facciamo un po' i capelli. Sei riuscita a bagnare me cercando di bagnare lui, cioè, capito? Guarda che sei ragazzi, pensiamo alla festa. Stasera dai. C'è la festa, guarda cosa abbiamo preparato. Guarda che belle cose. Ale, chiedi a Maria di dare una mano, ma il tuo corpo ha solo muscoli involontari. Puoi fare delle tartine con le noci, però va tolto il guscio. Maria, ci dai una mano per favore a mettere a posto? Come fai? No. Per favore, Come fai? Cosa? Ma i piedi? No. Tu devi sederti, ma perché? No, veramente, basta, cioè, se prendi una roba in frigorifero... Vai al frigorifero a prendere una roba, Per favore, Maria, dai, Maria. Non ti rispondo aiuti a prendere aiutami a prendere qualcosa al frigorifero. Non lo so io, cioè. Cosa prendiamo, ragazzi? Non lo so. Prendi, Ale. Che ne so. Se ce la fai ad aprire, guarda cosa c'è da bere. Non lo so. Se ce la fai ad aprire. Non so. Ma... Cosa? Secondo me,
si sta per guastare la serata. Anche secondo me. Anch'io c'ho quella. Secondo me, c'è, innanzitutto c'è troppa poca roba da mangiare, veramente. Troppa poca, sì, troppa io poca roba. Due noci. Insomma, avete capito, no? Fai i tramezzini con le noci. Fai Maria. Come i tramezzini con le noci? Sì, sono buonissimi. Mettile intere col guscio, però. Ha suonato? Sì, ha suonato. Tutti aprirete la porta in modo fantastico. Siete artisti del circo di Mosca. Ah, miseria. Sergei. Quando è il mio momento? Allora, vado, tiro palla, arrivo. Oi, ma che non è facile, perché farlo con tre e tenerne due ferme, ma che non è facile. Ma sei violenta. Ma è il circo di... Scusate, abbiamo detto che è il circo di... Di Mosca! Su questa io apro! Dresden, ma che Sasha! Dove vanno le mosche? Ti aspettavo, guarda! Oh, si è spiaccicata! Pronti? Pronti! Vai. Sandro! Lo aspettavate? Ben arrivato, sì. È arrivato Sandro. È arrivata l'allegria. Ciao, come ciao, Sandro. Ciao Sandro. Che bello vederti. Franz ha appena parlato di te. Beh, sì. Bene, spero, vero? Allora, no, ci sono da preparare malissimo. Le tartine. Ah, fantastico. Perché non da mangiarle, sì. Sandro. Sandro saluta tutti come farebbe il protagonista di Malattie Imbarazzanti. Dai che tu sei bravo. L'avete già fatto, non mi toccare. Sandro, tu che sei bravo. Non mi devi toccare, però, È infettiva quella roba lì, Questa lo sappiamo. È infettiva la mano? No, scusami un attimo, non devi toccare qui. Innanzitutto devi metterti qualcosa davanti alla faccia, perché sennò inizi. Se tu solamente starnutisci, mettiti la mascherina e tientala, per favore. Perché tu hai quel piccolo problema che... Sì, c'è la mano, non è lì, è una mano. Se collegato l'intestino e gli esce dal naso e ha quella perdita, diciamo, che... Ascolta, dovrebbe essere è spezzatino, non sto facendo... C'è un po' di ammucchina. No, un intervento al cuore aperto a un pollo. Scusami, cosa? È pollo, ma non sto facendo un intervento al cuore, cioè lo sto cuocendo. No, è perché dopo tu, siccome hai quella perdita al naso, che sappiamo che hai l'intestino collegato, e tu hai questo problema, qui lo sappiamo. Hai l'intestino collegato al naso? Eh sì, e lui sì, quando starnutisce sappiamo quello che succede. Quando vado al cesso devo farla verticale. Lei, capito? Ma scusa, cosa stai dicendo? Franz, mancano ancora Gigi e Ross per la serata. Ma quanti lavori fai in quest'area di servizio? Arrivo. Casa 13, sì, va bene, ok. Se non mi dà la tessera non le posso dare i bollini. Non è che me la tiro fuori dalla... Dai, mi dia la tessera, su, veloce. Che dai, tessera su, vuole? Arrivo subito, signore, sì, le grado subito la pressione. No, che sono incinta. Ah, sì? Non dovrei neanche fare la fila. Davvero, ma guardi che è contrario. Il bambino sta salendo, è maschio. Sta salendo? Sì, è maschio. Lei quanto ha fatto? È salmonato soprattutto, cioè, voglio dire... Come fa a salire? Risale la corrente il bambino. Ci sono ragazzi, sì. Non ha pulito il vetro? Tutta sera, guardi, tranquillo. Ma che problema c'è? Se vuole anche tirarmi una ciccata in testa. E io ho bisogno dell'ho. Sì, ma se non tira giù il finestrino non la sento perché Cassa! Sono fuori. Ho bisogno dell'olio. Lo ritiri su? Squire! Ma perché quando scende fa un rumore e quando... Perché è rotto probabilmente. E quindi cosa devo fare? Ma perché adesso parliamo ed è su il vetro? Ah, perché cabrio, senta? Sì! Allora, avrei bisogno del cambio dell'olio! Lo faccio subito! Ma chi è quello lì? Chi è? Ale, proponi intanto un brindisi in rima su tutti i presenti, ma ti vengono rime solo con uno di loro. Va bene l'olio così, va bene. Perfetto. Lei a posto, signora, sì, le pressioni? No, 3-2-3-3. 3-3, hai già controllato. Benissimo. Lei, cosa? Oh, ragazzi, dai, facciamo una roba. Allora, innanzitutto animiamo un po' sta festa, perché dai, mi sembra... Dai, bello, sì. Bravo. Allora, facciamo un brindisi. Allora, facciamo da brindisi, un brindisi. 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 Con l'olio. Allora... Brindo! 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 Brindo a Maria e che questa festa non se la porti via. Porti allegria. Okay. Bella allegria. Brindo anche a Sandro che questa festa porti allegria. E non fa rima, no, te lo dico. No, Maria allegria. E brindiamo l'amico Franz che?
Quanti allegria! Ma non fa rima. Franz, non fa rima. Fa rima con Maria. Ah, Maria. Sì. E non ha ancora bevuto. Sì, la salute comunque, ragazzi. Rindiamo a Sandro, seppellito sotto un palisandro. Un palisandro. Tieni, perché non è tutti. Oggi va quasi tutto bene, ma siete quattro babysitter ai giardini. Saprò qualcosa io qui. Cosa c'è da guardare? Niente, non si può vedere, sono i giardini, uno guarda dove vuole. Poi ti basta la bambina, anche il cane. Dico, ma allora? Perché la bambina si deve abituare anche agli animali da subito. Secondo me si è già abituata. E infatti guarda... Madonna che brutta che... Allora? Ma che bello suo figlio, sì, ha la stessa forma sua. E lavoro, prego? Dico, la stessa forma sua, anche le occhiaie. È uguale a lei, no! No, chiedevo, guardavo. Ho appena iniziato a lavorare allo zoo, faccio il... Sì, sono i primi lavori. No! E basta un po' allora? Guarda. Che non vanno molto d'accordo ancora. Hai visto? Hai bello. Visto? Come si chiama? Signore. Come si chiama? Eh? Lui è un uomo. Mm? È un lui, essere aspetta, umano. È un uomo chi? Lui o lui? Ah, lui no. Lei è una bambina. Ma scusi, cosa sta facendo? Eh? Cosa sta facendo lei? Sto facendo addormentare. Secondo me nella valigia non va. Ma la valigia o quello che c'è dentro la valigia? Oh cazzo, dov'è il passeggino? Eh beh, ecco perché non piangeva, oh porca di una miseria. Porca travata. Ah ragazzi. Ah, non bisogna lasciare i figli ai padri. Più che altro quello che è arrivato con l'aereo, che c'è un bambino adesso. Scusate ragazzi, io devo allattare. Mi metto qua. Franz, secondo te vanno spostati i mobili per fare spazio? Annuncialo facendo uno sforzo sospetto. Io sono andata alle ginocchia, quindi... Scusate. Ah, cielo. Secondo me... Cosa? Secondo me, qui, secondo me non va... È un po' tutta... Cioè, questa... Io quello... Cos'hai visto che... No, stai male? No, assolutamente. Fate quello. Stavo dicendo che secondo me... No, ho fatto tanta tutto fatica. Tutto bene, Franz, no? Sì, benissimo. Mm. Sì. Dai. Cosa c'è? Stavo dicendo che io... Metterei... No! Almeno... Io metterei un secchio. Ho detto che io... Ma dai, intanto è qui perché vi sto parlando. Io... No, ci metterei anche meno impegno io, più che altro. Sì. Metterei quel tavolo lì... Secondo me serve anche il bagaglio a mano adesso, eh? Cioè. Vuoi leggere qualcosa intanto? Grazie. L'avrei fatto, quel tavolo l'avrei messo lì. Passapite. È bella l'idea della festa, no? Sì, però... L'ultima ragazzi, parte. Sandro e Maria, uscite per comprare un po' di vino, ma eravate all'elementare insieme. Quanto vi odiavate! Oh, mamma mia! Scusate, avete già pensato al bere? Sì, no, guarda, detto, te l'ha detto per favore, puoi guardarci c'è qualcosa di fresco. Ti ricordi quando ti chiamavo Palla? Cioè? Abbiamo io pallone. E tu come mi chiamavi? Pallona. Cioè? E noi vi chiamavamo due palle, a voi due, vi ricordate? Ragazzi, comunque... Quindi puoi spiegare sta cosa? Perché quando c'era da studiare le capitali non mi suggerivi mai? Non le sapevo, scemo. Anche tu eri ignorante? Sì, pensi che solo tu. Allora facevo bene a tirarti gli elastici in faccia. Non è il momento adesso di rivangare queste cose. Prego? Non è il momento di rivangare queste cose. Sono cose del passato. Comunque dobbiamo andare a prendere il vino. Sì, ma innanzitutto tu una volta più di me. Sempre, qualunque cosa. Ma la smetti? Cosa? 3x3? Specchio riflesso. Andiamo a prendere il vino. Specchio riflesso. Compra il vino, il vino lo prendiamo noi. Compra il vino. Sì. Che sbiancata che scemo. Non litigare. L'alito ti puzza. No, no. L'alito gli puzza. Quello è vero. Te lo dici uno che ha cagato in salotto, eh.